Ci troviamo all'ingresso dello sportello Rosa Antiviolenza e Antistalking, intitolato a Maria Rita Russo, la maestra giarrese bruciata viva dal marito. Lo sportello è nato il 12 novembre del 2013 dalla sigla di un protocollo d'intesa con l'associazione La Nereide. È attivo ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Le operatrici sono psicologhe, sono legali e sono assistenti sociali. Il numero delle operatrici volontarie è sempre in crescita perché molte figure si stanno approcciando al nostro sportello proprio per dare aiuto alle donne maltrattate. In più, di recente, cioè nell'ottobre del 2014, abbiamo aperto anche lo sportello dei diritti umani, siglando un altro protocollo d'intesa con Amnesty International. Ci ha portato all'assistenza alle donne immigrate maltrattate e ai bambini. Non dimentichiamo i bambini. È già stata avanzata al Ministero per le Pari Opportunità la richiesta di inserimento nel circuito del numero verde 1522. Abbiamo fatto in quest'anno e mezzo di attività tantissime iniziative, da quelle culturali a quelle amministrative, perché abbiamo inserito il comune di Giarre nella lista dei comuni italiani gestita dall'ANCI, che hanno partecipato alla campagna 365 giorni no alla violenza sulle donne, che caratterizza appunto la sensibilità della città di Giarre e quindi dell'amministrazione. È stata inoltre richiesta l'attivazione di codice rosa per gli ospedali dell'ASP. E abbiamo visto la partecipazione effettiva dei cittadini, delle associazioni e soprattutto dei comuni, perché alcune donne sono state ospitate in strutture protette, e questo è avvenuto grazie alla partecipazione e alla collaborazione dei servizi sociali dei comuni del comprensorio di Giarre. La settimana prossima, proprio nella settimana della giornata delle donne, partirà questo progetto, La vita va protetta, si tratta di uno school tour, cioè un tour delle scuole. È lì che dobbiamo agire, non vogliamo altro, la strada ancora è irta, è in salita, perché il fenomeno non tende a regredire e purtroppo le vittime aumentano. E bisogna agire proprio sui giovani, anzi addirittura sulle scuole elementari. Quindi è questo che si propone il nostro sportello. Cosa si sente di consigliare alle donne vittime di violenza, maltrattamenti in famiglia che ci stanno guardando? Cosa si sente di dire loro? Naturalmente comprendiamo la loro sofferenza, però noi siamo proprio qui per questo, per accoglierle, per aiutarle, per dare loro un sostegno e soprattutto, ripeto, aiutarle ad uscire da quello che è il loro incubo esistenziale. Noi siamo proprio qui per questo.